Di Castelvetere, Giuseppe e Follo, persero i loro tre figli in età prematura. Quindi chiese la grazia al suo santo devoto per poter avere di nuovo dei figli e far ritornare la gioia in famiglia. Il santo avverò il suo desiderio. Però nel momento in cui il suo voto era quello appunto di fare una statua in suo onore, nel momento in cui fosse stata esaudita. E, non sapendo a chi rivolgersi, Sant'Antonio gli andò in sogno e gli diede l'indirizzo di questo signor Cifariello che si trovava in via Solimene al Vomero a Napoli, ed era a loro completamente sconosciuto. Partirono, andarono a Napoli, trovarono questo signore. Non seppe dire di no davanti alla richiesta della signora, ma lui non aveva mai scolpito prima una statua, una icona sacra, e quindi è uscito un bel lavoro, diverso dai soliti. E tanto che rimase colpito da questa storia, perché lui comunque era ateo e aveva avuto dei problemi con la Chiesa, e decise di disegnare addirittura anche l'altarino.